Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di mia volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitoli 88 e 89, 15 settembre e 2 ottobre 1901. Questa mattina il mio adorabile Gesù è venuto glorioso, con le piaghe risplendenti più che sole e con una croce in mano. In questo mentre vedevo pure una ruota sporgente quattro angoli. Pareva che ad un angolo sfuggiva la luce e rimaneva all'oscuro. In questo oscuramento rimaneva la gente come abbandonata da Dio e succedevano guerre sanguinose contro la Chiesa e contro loro stesse. Ah, pareva che le cose dette da Gesù, benedetto, per l'innanzi si vanno avvicinando a veloci passi. Ora, nostro Signore, vedendo tutto ciò, mosso a compassione, si è avvicinato alla parte oscura e vi ha gettato sopra la croce che aveva in mano, dicendo con voce
sonora, gloria alla croce. E pareva che quella croce richiamava la luce ed i popoli, scuotendosi, imploravano aiuto e soccorso. E Gesù ha ripetuto: tutto il trionfo e la gloria sarà della croce, altrimenti i rimedi peggioreranno gli stessi mali. Dunque la croce, la croce. Chi può dire quanto sono rimasta afflitta ed impensierita a ciò che potrà succedere? Questa mattina il mio adorabile Gesù è venuto e mi ha trasportato fuori di me stesso in mezzo alle genti. Chi può dire i mali, gli orrori che si vedevano, onde tutto afflitto mi ha detto: figlia mia, che puzza che tramanda la terra, mentre doveva essere una col cielo. E siccome nel cielo non si fa altro che amarmi, lodarmi, ringraziarmi, l'eco del cielo doveva assorbire la terra e formarne uno solo. Ma la terra si è resa insopportabile, onde vieni tu ed unisciti al cielo, e a nome di tutti vieni a darmi una soddisfazione per loro. In un istante mi sono trovato in mezzo ad angeli e santi, non so dire come. Mi sono sentito un'infusione di ciò che cantavano e dicevano gli angeli e i santi. Ed io al pari di loro ho fatto la mia parte a nome di tutta la terra. Il mio dolce Gesù, tutto contento, dopo ciò ha detto rivolto a tutti: ecco dalla terra una nota angelica. Quanto mi sento soddisfatto. E mentre ciò diceva, quasi per ricompensarmi, mi ha preso fra le sue braccia, mi baciava e ribaciava, mostrandomi a tutta la corte celeste come oggetto delle sue più care compiacenze. Nel vedere ciò, gli angeli hanno detto: Signore, vi preghiamo, mostrate ciò che avete operato in quest'anima alle genti con un segno prodigioso della vostra onnipotenza. Per la gloria vostra e per il bene delle anime, non tenete più nascosti i tesori in lei versati, onde vedendo e toccando loro stessi la vostra onnipotenza in un'altra creatura, può essere di ravvedimento ai cattivi e di maggior sprone a chi vuole essere buono. Io nel sentire ciò mi sono sentita sorprendere da un timore, tutta annullandomi, tanto che mi vedevo come un piccolo pesciolino. Mi sono gettata nel cuore di Gesù dicendo: Signore, non voglio altro che voi e di essere nascosta in voi, e questo vi ho sempre chiesto e questo vi prego di confermarmi. Detto ciò mi sono inchiusa all'interno di Gesù e come nuotando nei vastissimi mari nell'interno di Dio. E Gesù ha detto a tutti: non l'avete sentito? Non vuole altro che me ed essere nascosta in me, questo è il suo più grande contento. Io, nel vedere un'intenzione così pura, mi sento più tirato verso di lei. E vedendo il suo dispiacere se mostrassi alle genti con un segno prodigioso l'opera mia, per non contristarla, non vi concedo ciò che mi avete domandato. Ma gli angeli pareva che insistevano, ma io non ho dato più retta a nessuno. Non facevo altro che nuotare in Dio per comprendere l'interno divino. Ma che, mi pareva di essere come un fanciullino che vuole stringere nella sua piccola manina un oggetto di smisurata grandezza, che mentre lo prende gli sfugge ed appena gli riesce di toccarlo, sicché non può dire né quanto pesa né quanta larghezza conteneva quell'oggetto. Ossia, come un altro fanciullo che, non conoscendo tutta la profondità degli studi, dice con l'ansia di dover imparare tutto in un breve tempo ed appena gli riesce di imparare le prime lettere dell'alfabeto. Così la creatura non può dire altro che: l'ho toccato, è bello, è grande, non c'è bene che non possiede. Ma quanto è bello, quanta grandezza contiene, quanti beni possiedi? Non so dirlo. Ossia, può dire di Dio le prime lettere dell'alfabeto, lasciando indietro tutta la profondità degli studi. Sicché i miei carissimi fratelli, angeli e santi, anche in cielo, come creature, non hanno la capacità di comprendere in tutto il loro creatore. Sono come tanti recipienti ripieni di Dio che, volendo riempire di più, traboccano fuori. Credo che sto dicendo tanti spropositi. E perciò faccio punto. Nella sua umiltà Luisa pensava di dire spropositi. Ecco, ma
nella sua semplicità è veramente impressionante, sconvolgente, insomma, quello che dice, non solo quello che Gesù le dice, ma anche che quello lei chiaramente, piena di Dio, è intrisa di Spirito Santo, dice, afferma. Perché alcune cose che dice appunto in questo secondo capitoletto sono di una sapienza, di una verità, di una profondità straordinariamente immense. Allora, il primo capitoletto ci ricorda, è un po' un prequel, un po' una premessa al secondo, la condizione disastrosa del pianeta Terra, che chiama un intervento purificatore da parte del cielo. E Gesù dice, c'è questa immagine un po' misteriosa di questa ruota con l'angolo scuro in cui Gesù vi getta sopra la croce che aveva in mano, dicendo con voce sonora gloria alla croce, no? E poi afferma tutto il trionfo e la gloria sarà della croce. Altrimenti i rimedi peggioreranno gli stessi mali. Dunque la croce, la croce. Qui non si capisce bene, e qui siamo chiaramente lasciata un margine di libertà alla nostra interpretazione, di quale croce si parla. Perché quando si parla di croce bisogna subito operare alcuni distinguo. Si parla della croce di Gesù, quindi si parla di invocare la misericordia, il sangue di Gesù crocifisso, la potenza del crocifisso per la nostra salvezza. Si parla della croce che gli uomini, come Gesù dice nel Vangelo, devono prendere ogni giorno su di sé. E quindi, in questo senso, la croce non è altra che l'accettazione cristiana, serena, delle sofferenze e la soggezione volontaria ad alcune sofferenze per amore di Dio e per la salvezza del prossimo. Questa è la croce. La croce non è la sofferenza, la croce è la sofferenza accolta con amore e offerta con amore a Dio in espiazione dei propri peccati, per la salvezza del mondo, per la gloria dell'Altissimo, per le anime del purgatorio, eccetera. Una sofferenza di per sé stessa non è croce. Croce diventa quando è vissuta, sofferta ed offerta come Gesù ha vissuto la sua croce. Possono essere, oppure c'è la terza via che sono entrambe, come è tipico della Divina Sapienza che dice una cosa ma ne comprende più di una, entrambe. Quindi il ricorrere alla potenza del crocifisso e alla sua forza salvifica, ecco perché è così importante avere un crocifisso addosso a noi, avere un crocifisso nelle nostre case, nei nostri ambienti di lavoro, perché il crocifisso è immensa potenza sanante e salvifica. Ma è vero che anche la nostra croce, come si vede dal capitoletto successivo, in parte, quella abbracciata e offerta per amore di Dio, fosse anche una cosa piccolissima, ha la forza di fermare la divina giustizia. Questo è indubbio, questo qui. La Madonna sono 2 secoli che non chiede altro che preghiere e penitenze. E da qualche parte è anche attenta a specificare quali e quante penitenze chiede, no? E quindi certamente questa dimensione deve essere presente. Non c'è vita nella divina volontà, l'abbiamo già visto altre volte, senza essere amici della croce, come insegnava San Luigi Maria Grignon da Montfort. Non certamente per una forma malata, ecco, di ricerca e amore del dolore, perché queste sono forme malate, ma per i frutti che produce la sofferenza accolta, accettata e offerta per amore di Dio, questa è la croce.
che sono immensi in sé anche e fuori di sé. Certo, questo lo dicono tutti i maestri di spirito, che quando un'anima è chiamata da Dio a cose particolari o anche a grazie straordinarie, Dio se la prepara attraverso il, come dire, il crogiuolo della croce e delle croci grosse. Ecco. Questo per quanto riguarda il primo paragrafetto. Il secondo è veramente impressionante, bellissimo. Allora Gesù chiede, e già questa è una cosa che deve farci riflettere, vede la terra proprio completamente corrotta, disastrata. Ripeto, qui stiamo nel 1901. Io non oso immaginare cosa possa pensare il cuore di Gesù vedendo la terra di oggi. Solo il miliardo di aborti che ci abbiamo alle spalle e i milioni di famiglie distrutte dalle legislazioni contemporanee sul divorzio, lo vedremo qua negli scritti. Luisa ci è riuscita con le sue sofferenze e le sue offerte a impedire, volevano già provarla in Italia prima del Novecento, la legge sul divorzio, se ne parla esplicitamente sugli scritti. Ecco, quindi immaginiamo il dolore di Gesù nel vedere come stiamo trasformando la terra in un cimitero, un cielo aperto, cimitero di anime innocenti. Mentre cade questa meditazione si sentono anche dei fatti di cronaca semplicemente allucinanti. Sulla strage degli innocenti e la privazione addirittura del diritto dei genitori di decidere della sorte di un figlio, insomma, no? È vero che nella divina volontà questo è molto importante, non dobbiamo mai, come, lasciarci turbare e agitare nemmeno da cose così disdicevoli, orribili e drammatiche. Ecco, però non lasciarsi turbare e non lasciarsi, come dire, disordinatamente coinvolgere non significa non avere occhi, ecco, per vedere né cuore per soffrire, ecco. Dinanzi a tutto questo, no? Cioè, cosa può pensare Gesù? Cosa può pensare la Madonna dinanzi a questi scenari? Se nel 1901 diceva la terra si è resa insopportabile, cosa direbbe adesso nel 2018 se ci fosse viva una Luisa? E chi lo sa che non ci sia, speriamo che ci sia, insomma, sicuramente ci sono alcune anime vittime in giro per parlargli del mondo attuale. Ed ecco anche qui l'importanza, ma questa importanza delle anime vittime, dei pochi giusti, a chi dovesse avere qualche scetticismo, è biblicamente fondata. Perché nella Sacra Scrittura si legge nel libro della Genesi che quando Dio aveva deciso di sterminare Sodoma e Gomorra, a un certo punto cominciò una singolare, come dire, contesa, ecco, tra l'Altissimo e Abramo. Vi ricordate? Dice: ma guarda, signore, aspetta di sterminare tutto quanto, perché forse qui ci saranno ancora, non lo so, 20 giusti, 30 giusti. Dice: benissimo, ci stanno 20 giusti, 30 giusti, io non distruggo la città. Dice, ricordate, no? Dice: perdonami, signore, ma forse a questi 30 ne mancherà qualcuno, forse saranno 20. Ah, va bene, se ce ne stanno 20, per questi 20 non stermino, non faccio lo sterminio della casa. Dice: ma guarda, 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 signore, guarda, parlo ancora un po', forse ce ne saranno 10. Si legge tutto questo nel capitolo 18 del libro della Genesi, no? Insomma, alla fine arrivano a 10, non le distruggerò per riguardo a quei 10, no? Ecco. Però sappiamo che Sodoma e Gomorra sono state poi distrutte dal Signore. Perché? Perché là dentro ce ne stava manco uno. Questo è il capitolo 18 del libro della Genesi, questa è parola di Dio, è rivelazione, non sono chiacchiere, no? Non sono fantasie
di qualche presunto, vero, falso, veggente, vero, falso, mistico, no? Questa parola di Dio, questa qui. E ripensiamo quanto bene oggettivo che fanno anime di questo genere al pianeta Terra senza che nessuno lo sappia. E anche qui, no? Impressionante, insomma, quando Gesù disse attendo una preghiera angelica. Cioè, impressionante leggere queste cose qui. Per contentare la sua piccola figlia che voleva rimanere nascosta. E qui c'è anche la grandezza, la bellezza, insomma, dell'anima di Luisa, no? Io non voglio altro che voi, di essere nascosta in voi, non mi importa niente del resto. Questo vi ho chiesto sempre e questo vi prego di confermarmi. Vedete proprio la purezza assoluta dell'intenzione, no? Il santo vero. Ecco perché facciamo sempre attenzione, insomma, più di qualcuno che ogni tanto si atteggia un po' da santo, ma chi è santo non si atteggia da santo, cioè chi è santo veramente, soltanto gli occhi acuti, ecco, quelli che guardano la sostanza delle virtù, sospettano, diciamo, forse c'ho davanti un santo sul serio, ma gli occhi grossolani, non come dire, hanno una sorta di sguardo di compatimento, non ci pensano che è un santo, perché sta nascosto. E io ricordo che, adesso non ricordo purtroppo le fonti perché ci dovrei avere un computer al posto della memoria, ma ricordo tante volte, insomma, di aver letto in scritti di santi, d'accordo? Che Gesù diceva, sapessi quanti santi non canonizzati che ci stanno nel mio regno, che non li conosce nessuno, che sono quelli che si sono santificati con una santità veramente talmente tanto nascosta che a nessuno gli è venuta in mente fino a una volta che sono morti. Appunto perché non c'era la fama di santità, no? Che è quella che fa partire il processo, la fase diocesana, no? Del processo di canonizzazione che è la prima. Ma la fama di santità ci sta se in qualche modo si è visto qualcosa durante la vita, no? Ecco, no? Sono un'anima talmente tanto nascosta che nessuno ha visto niente, ma che sono certamente luci che risplendono nel cielo, stelle che risplendono nel cielo, che non hanno magari nulla da invidiare anche a grandi santi popolari, conosciuti e ufficialmente canonizzati dalla Chiesa, no? Ecco, Luisa ha voluto rimanere nascosta, non ha voluto che, almeno mentre era in vita, Gesù mostrasse chi fosse davanti a tutti e Gesù gliel'ha concesso. Ed è interessante meditare sulla motivazione. Non vuole altro che me ed essere nascosta in me. Ed io nel vedere un'intenzione così pura, ecco la purezza delle intenzioni. Non vi concedo ciò che mi avete domandato e faccio quello che dice lei. Qual è la purezza delle intenzioni? Non volere altro che lui e rimanere nascosta in lui per essere conosciuta da Dio solo. Guardate, questo, se uno legge il Trattato della Vera Devozione, questa era la vita della Madonna. Cioè, San Luigi spiega, dice, lei non voleva nient'altro che essere nascosta da tutti ed essere conosciuta da Dio solo. Se fosse ripreso da lei, ma questo non si può neanche dire perché lei la volontà sua non ce l'aveva, ecco, ma se avesse potuto averla, facciamo finta di dire così. Se Dio l'avesse rinchiusa nel tempio, vita naturale durante, e nessuno avesse saputo sulla terra neanche che era esistita, questo sarebbe stato la sua somma felicità. Basta che lo sa Dio. E questo desiderio, se non l'ha potuto accontentare in tutto nostro Signore, no? Perché per non accontentare la Madonna ce ne vuole, eh? Se vede che non si poteva proprio fare, perché nostro Signore la Madonna l'accontenta in tutto, ma quando una cosa non si può proprio fare, ecco. Sì, l'ha fatto uscire dal tempio, l'ha fatto andare in sposa perché tutto quello che è successo. Però, dice San Luigi, dice, molta, cioè, nella scrittura si parla poco della Madonna. Addirittura non c'è neanche scritto che, come assolutamente indubbio, come tutti i papi, compreso Francesco e tutti, Francesco mi pare che proprio nell'omelia di quest'anno, in uno dei giorni di Pasqua, in una catechesi, non mi ricordo, ha detto,
Perché nel Vangelo non c'è scritto che Gesù è risorto e apparso per primo alla Madonna? Ma ti pare? Ma non, perché non serve, d'accordo? Non serve dire che un figlio, la prima cosa a cui pensa è la mamma, specie quella mamma e specie con quello che aveva passato, no? Caruccia anche questa interpretazione. In ogni caso, neanche questo, tant'è vero che poi i critici nei confronti della Madonna dicono che se la stiamo fatta tanto grande nei confronti della Madonna non si dice quasi niente. C'è manco scritto Gesù risorto è apparso per prima Maria di Magdala, mica la Madonna, no? E allora San Luigi spiega che Dio ha voluto correre questo rischio, diciamo così, secondo il nostro modo di parlare, no? Per farla contenta, cioè che nell'occultarne la grandezza la gente non si rendesse conto di chi era questa creatura. Ed in effetti, per carità, la Chiesa da subito ha cominciato ad avere una devozione alla Madonna, da subito. Ci sono antifone mariane che sono antichissime, c'è il Concilio di Efeso sulla Maternità Divina, prima del Concilio di Efeso il primo dogma mariano che si è venuto formulandosi nella tradizione è stato quello della Verginità Perpetua, quindi per carità. Però, per esempio, il Rosario è preghiera tardiva perché il Rosario, secondo la tradizione che io reputo affidabile, attendibile, risale a San Domenico. Siamo nel XIII secolo, San Domenico era contemporaneo di San Francesco, quindi i primi anni o lustri del 1200. Addirittura poi che il rosario fosse messo in auge è dovuto all'opera di un altro grande domenicano che è il beato Arono della Rupe, che visse 3 secoli più tardi. E prima del grande ciclo delle apparizioni mariane, no? Che cominciano, diciamo, simbolicamente con Rudolf Bach, a mio avviso, 1830, e poi sono andate moltiplicandosi, non è che noi sapevamo tutto sto granché della Madonna. E attenzione, se Dio accetta una cosa di questo genere, vuol dire che quello che la Madonna ha fatto, rimanendo nascosta, di bene all'umanità, è superiore, certamente, al bene che l'umanità ne avrebbe ricevuta se fosse stata rivelata. Cioè, questa rivelazione implicita, a mio avviso, è importantissima, perché ci fa comprendere quanto ciò che accade nell'interiore, e questo è un altro, come dire, dei capisaldi fondamentali della vita nel divin volere, è potente, cioè quello che accade nella vita interiore è molto più grande di quello che facciamo esternamente, ma molto, è molto più prolifico, molto più benefico, molto più efficace. Somiglia molto a quello che Dio fa. Dio non fa strepiti nelle sue operazioni. Dio tiene in mondo l'universo, tiene in mondo le mani di tutti quanti gli esseri. Nessuno lo sa perché non lo fa vedere questa cosa qui, capite? Non lo sa nessuno. Gli uomini pensano che campano, che mangiano e bevono perché, sa, perché dipende da loro. Mica ci pensano che Dio li ha creati o che Dio li mantiene nell'essere. D'accordo? Se qualcuno glielo va a dire, gli ridono in faccia. Eppure così è. E che cos'è questa cosa interiore che conta tanto? Volere solo lui e essere nascosta in lui. Quindi che tutto il bene che viene fatto da quest'anima per l'umanità non sia conosciuto da nessun altro che da Gesù solo, ma tanto il bene poi scende a livello oggettivo. Ed anche tu dici, ma che cosa devo fare di buono per l'umanità? Sai che devi fare? Ama Gesù, veramente. Ama Maria, veramente. E questo già è fare un bene oggettivo immenso per l'umanità, perché c'è uno della razza umana, dice Gesù. Ecco dalla terra una nota angelica. Quanto mi sento soddisfatto. Non diciamo un'angelica, ma ecco dalla terra un cuore che mi ama. Ecco dalla terra un cuore che non bestemmia. Un cuore che mi loda. Un cuore che mi tempesta a nome di tutti. Poi di non volere ti amo, ti amo, ti amo, ti amo in continuazione, che non sono solo chiacchiere, ma sono espressioni, ecco, di un cuore bruciato dall'amore, diceva sempre Santa Teresa di Gesù Bambino. È impressionante vedere come Gesù, io sono rimasto veramente scioccato, ha esaudito questa preghiera. Però
E poi c'è veramente questa Alexio Magistralis, spettacolare, insomma, no? Che proprio esalta quella frase di Gesù nel Vangelo: no, ti ringrazio, Padre, che hai nascosto queste cose sapienti e intelligenti e le hai rivelate ai piccoli agli umili. Eccola qua, la piccola figlia della Divina Volontà. Cioè, questa santa donna, al termine di questo capitolo, fa una lezione che anche i grandi teologi se la sognano la notte. Descrive il suo tentativo di comprendere l'interno divino. Dice, ma come? L'interno dell'essere divino è assolutamente impossibile. E le immagini che usa sono stupende, no? Come un fanciullo che vuole stringere nella sua piccola manina un oggetto di smisurata grandezza. Ma mentre lo prende gli sfugge appena gli riesce di toccarlo. Bellissimo. Altro fanciullo che, i fanciulli non è che hanno le lauree, no? Cioè che non conoscendo tutta la profondità degli studi, dice con l'ansia di dover imparare tutto in un breve tempo e sa l'alfabeto. Verissimo. Tutta la scienza umana dinanzi alla sapienza divina è meno che se tu sapessi l'alfabeto di una lingua, perché poi c'è l'alfabeto italiano, c'è l'alfabeto arabo, c'è l'alfabeto ebraico, c'è l'alfabeto russo, c'è l'alfabeto cinese. Chi è che riconosce l'alfabeto giapponese? E ce ne saranno sicuramente tanti altri, perché io, nella mia ignoranza, insomma, questi sono quelli che mi vengono in mente, no? Quindi, è poi bellissimo. La creatura non può dire altro che l'ho toccato, è bello, è grande, non c'è bene che non possiede, ma quanto è bello, quanta grandezza contiene, quanti beni possiede. Questi non lo sanno manco i beati del paradiso, non lo sanno neanche loro. Qualcosa di più. A me piacerebbe che fosse tutto di più, e non lo escludo che sia tutto di più, che sia l'unica anche in questo, lo sa la Madonna. Quindi, quanto è bello, quanta grandezza contiene, quanti beni possiede. Diciamo che sicuramente non lo sa nessuno. È lecito sperare, a mio avviso, con questa espressione, che forse la Madonna lo sa, ma non c'è nessun altro che lo sa al di fuori di lei. Questo è Dio. E non dimentichiamo mai che di questa bellezza, di questa grandezza, di questa bontà, di questa pienezza di vita, di felicità, a chi entra nel regno del divino volere è dato la possibilità di cominciare a goderne anche qui. Non è una favola, o meglio lo è, una favola che esiste, non è uno scherzo, è una cosa molto vera, non è una illusione, è una profonda realtà. Non bisogna dubitarne di questo. Bisogna piuttosto, ecco, fare in modo, l'espressione che abbiamo richiamato nei giorni scorsi, no? Quella che anche a me ha tanto colpito. Vivi come se nel mondo non ci fosse nessun altro che io e te. E basta. Se imparassimo già a fare questo, cambieremmo realmente di passo e cominceremmo veramente ad avvicinarci assai all'ingresso pieno, ecco, come figli e come principi, nel regno del divino volere. Bene, Divina Maria, sarà vero che tu sola conosci quanto è bello, quanto è grande, quanti beni possiede l'Altissimo? Ci sono moltissime possibilità. E questo certamente rallegra infinitamente il cuore, non soltanto di tutti quanti i tuoi devoti, ma dovrebbe rallegrare il cuore di ogni membro della razza umana, perché c'è una di noi. Almeno una, insomma. Ecco che tutto quello che Dio ha pensato per tutti, perché quello che tu hai vissuto, Dio l'aveva pensato per tutti, l'ha vissuto in pienezza. E
cosa che ci dovrebbe colmare di gioia, perché questa è stata una gioia di Dio oltre che gioia tua. È una grande riparazione, perché noi purtroppo a Dio gli abbiamo tolto tutti, nessuno escluso, in Adamo e in quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo tolto a Dio la gioia di poter vedere la perfezione del bene da Lui operato. E questo vale per ogni essere umano che ha calcato, calca o calcherà il suolo del pianeta Terra. E invece, come Gesù lamentava, dice, la terra si è resa insopportabile. Anziché amarmi, lodarmi e ringraziarmi, una puzza nauseabonda. Noi non ci pensiamo, ma questo è proprio un oltraggio grande fatto al Signore. E noi ti ringraziamo per averlo riparato, anche per noi. E poi ti supplichiamo, ecco, per quanto possibile, ecco, di entrare in questa sapienza. Come dice San Paolo, la vostra vita sia nascosta con Cristo in Dio. Voi siete morti, scrive nella lettera ai Colossesi, e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Questo vale per tutti, non vale soltanto per poche, per un'elite di privilegiati o di persone particolari. Vale per chiunque lo desideri vivere senza che questo comporti nessun tipo di abbandono dei propri doveri di Stato, o di vita disalienata o disincarnata, insomma, ecco, nella pienezza della vita divina che somiglia alla vita che hai fatto tu sul pianeta Terra e che umilmente ti chiediamo di ottenerci. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, fiat, ave Maria.